Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per fare un nuovo video. Allora, prima di tutto vorrei fare un'introduzione di questo video e vorrei farlo anche abbastanza velocemente perché il video è un po' lungo da vedere. Allora, sono, diciamo, come si può dire, una piccola panoramica generale della situazione. Allora, prima cosa, prima che mi dimentichi perché sono sbadatissimo, allora vi consiglio di andare a visitare il canale di Capocchia Pazza qua sopra. Cliccate il link qua sopra se volete andare direttamente al suo canale oppure metterò il link nella descrizione, insomma come mi verrà lo farò, ecco. Seconda cosa. Ah sì, mi sono arrivati abbastanza molti, non abbastanza molti, messaggi personali di gente che mi scriveva: iscritto, ricambia. No, cioè, no, non mi va bene. Prima cosa, una cosa che veramente mi dà fastidio è iscriversi per ottenere a sua volta l'iscrizione e così si arriva ad ottenere degli iscritti che non sono veri. Invece, nel mio caso, tutte le 160 persone che sono iscritte qua sotto sono vere, non ho mai fatto iscriviti, così mi iscrivo io pure a te. Non ho mai fatto questo gioco perché non mi piace. Infatti, ogni persona iscritta al mio canale è vera, sincera e sono persone, diciamo, che apprezzano il lavoro che faccio e piacciono i miei video, a cui piacciono i miei video. Quindi ecco, non chiedetemi di fare iscrizione per iscrizione perché non lo farò mai. Allorché se voi, per esempio, mi dite, come il primo commento sul mio canale, mi sono iscritto al tuo canale perché mi piacevano i tuoi video. Se vuoi, vai a vedere i miei e magari iscriviti. Allora va bene, lo faccio. Però comunque ci vuole sempre un minimo di cortesia, ecco. Vabbè, questa qua è una cosa abbastanza, che mi fa abbastanza alterare, ecco. Poi, cosa volevo dirvi? Aspetta un secondo. Allora, una piccola novità che non c'entra niente col Softair è che recentemente ho visto Fullmetal Jacket, perché non l'ho mai visto in vita mia, sì, vabbè, sono antiquato, va bene, potete dirmi tutto quello che volete. Comunque, recentemente ho visto questo film e non mi è piaciuto assolutamente, non mi è piaciuto proprio per niente, per un semplice motivo. In un film di guerra, ambientato in periodo di guerra, cioè, deve esserci la guerra. Là la guerra è rappresentata soltanto da città distrutte, e va bene, questo è un punto fondamentale per un film di guerra, va bene, i soldati, eppure anche quello, ma la cosa principale, cioè i combattimenti, dove sono? N non ce ne sono, a parte quei due spari alla fine, ma sono due spari. Io, cioè, forse sarò troppo pretenzioso io, ma quando decido di guardare un film di guerra, non è per vedere il sergente Minchio che dice a tutti i suoi cadetti che sono delle merde e chi più ne ha più ne metta. Cioè, non è questo che voglio vedere. Io voglio vedere l'azione, la tattica, i sentimenti che provavano i soldati quando stavano nel campo di battaglia. E niente, cioè, in poche parole è come vedessi una partita di calcio senza pallone. Vi immaginate come sarebbe una partita di calcio senza pallone? Venti. Vedo. E lancio di 5. Poker di Jack. Ma porca troia, arbitro, cioè dai, si è buttato. Guarda, la cazzo, dai. Saltando quest'ultimo argomento del film e mettendolo da parte completamente, allora vorrei innanzitutto dire che le vostre idee per quanto riguarda i nuovi video del futuro sono
molto molto valide, soprattutto le idee che trovate, che ho trovato nel canale sotto, diciamo nei commenti dei miei video, quelli un po' più vecchi. E alcune idee sono veramente molto molto buone. Per esempio, l'idea, non so, come regolare l'op-up, nei fucili d'assalto, quali pallini bisogna usare, perché, in quale caso bisogna usarli, il gommino OPAP, quale va bene e quale non va bene, e altre cose, ad esempio i siti, ve ne metto alcuni qua. Allora, c'è il sito maestro che è taiwangan.com, che è veramente, cioè, il sito dove ho comprato tutto, quindi lo consiglio a tutti, veramente dei prezzi bassissimi dei prodotti. Li avete visti, quindi non penso ci siano altri commenti da fare. Poi, c'è un altro sito che si chiama tangosoftair.it o .com, non me lo ricordo, comunque dovrebbe uscirvi. Anche lì, buona qualità, perché si vede dalle immagini e comunque dalla descrizione che c'è per ogni arma e per ogni pezzo di equipaggiamento, e i prezzi sono veramente bassi. E a un certo punto pensavo fosse una fregatura, però ho visto che molta gente è rimasta soddisfatta, tra cui alcuni miei amici, sono rimasti soddisfatti da questo sito, e quindi ho deciso di metterlo nei siti consigliati per l'acquisto di articoli da Softail. Ultimo punto, ma non meno importante, diciamo che è quello un po' meno importante, ma tu su quale piattaforma giochi? Guardate ragazzi, io gioco principalmente sulla PlayStation 3, ma ne hai altre? No. Ne comprerai altre? No. Quindi non ti interessa dei giochi esclusivi per Xbox? No. E quindi non hai Xbox? No, non ho l'Xbox, va bene. Non lo so, sarò uno che ha sempre avuto la PlayStation e continuerà ad avere sempre la PlayStation. Però non ho niente contro l'Xbox, va bene? Ecco. In seguito, qual è il tuo nome su PlayStation 3? Devo assolutamente vedere come giochi. Allora, ho due account. Uno, che è stato il mio primo, che però ho troppi amici, mi sembra. Cioè non, quindi ecco, non vorrei cadere in casini. Invece mi sono creato un nuovo account molto recente, che si chiama così. Proprio così come è scritto, e là praticamente ho un solo amico perché l'ho creato veramente da pochissimo e volevo avere altri amici oltre a quelli che ho già nel mio primo account, quindi non ho invitato quasi nessuno a parte una. Ed ecco, se qualcuno volesse aggiungermi, fatelo pure, io vi aggiungerò senz'altro, e è possibile che mi troviate anche abbastanza spesso, anche perché adesso sono in completa vacanza, quindi diciamo non ho niente da fare, i miei amici sono già partiti per le vacanze, quindi sono rimasto qui e presto anch'io finalmente partirò in vacanza, quindi mi troverete abbastanza spesso sulla PlayStation e anche comunque rispondervi ai vostri commenti, ai vostri messaggi personali, perché appunto lavoro sempre al computer, faccio diciamo alcuni documenti che devo ancora farvi, devo aggiornare, ecco. Ragazzi, penso di essere arrivato alla fine di questo video. È stato un video abbastanza strano, però penso che vi abbia chiarito parecchie cose. Dovevo fare un video aggiornamento come questo. Inoltre, per ultima cosa, ultimissimo punto, ringrazio veramente tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, che mi seguono continuamente, che mettono mi piace ai miei video, chi mette non mi piace e purtroppo non mi dice il perché. Mi piacerebbe veramente tanto che se a qualcuno non piace il mio video mi dicesse perché, così almeno potrei migliorarlo per farglielo piacere. Ecco, veramente una cosa che è nel mio interesse. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi chiedo di commentare, votare e condividere su dove volete. E io vi lascio al prossimo video, ciao!